L'hai accesa adesso? Sì. Io parlando, apposta. Che sei rotto, sei rotto. Sei rotto. Non lo so. La vita ti sei rotto. Ecco. Mi sei rotto le palle in realtà. Basta! Non ce ne frega un cazzo! Parla! Ho bisogno di un nuovo video di Cicci. Perfettamente sempre. Perché? Flickera tutto, flickera! Perché me lo sento pesante? Perché è pesante? Questa parte non la voglio mettere. Sarebbe un cazzo di problema se vuoi. Se io riuscissi a tirare sul microfono. Se vuoi pesa 45 kg sta sedia. Se voi aveste aperto questo video e poi alla fine sarebbe solo un tutorial per montare sedie. E per giocare a Pokémon Go. Non ho la precisione. Buona? No, devo farcela. Madonna. Ah! No, questa è la mia rotta malissima. È buona? Immagino. Cosa parliamo? Allora, oggi parleremo. In realtà sono più alto di te, bastardo. Oggi parleremo di Fallout. Sarà difficilissimo fare Fallout così. Ma è uscita dall'inquadratura. No. No. Sì. Fai così. No, è brutto. Parti dal centro, parti dal centro. Dall'altro lato. Che fai? Faccio. Che cazzo di. E poi fa. Con tutte le stelle. Cioè. L'abbiamo fatto il montaggio figo, basta. Sì, qua è professionalità. Guarda. Mi licenziano. Già che non ti pago, ora pure che ti licenzio un momento, eh. Attento, te stai giocando questa opportunità. L'Atalanta ha vinto. Vedi che ti sto portando almeno due subscriber, ti porterò. Grazie. Prego. Passate dal mio canale, link in descrizione. Mi sono iscritti, ne ho solo 6. Facciamo così. Facciamo la collaborazione. Se quando vedrete questo video, il mio canale, che ovviamente sarà linkato in descrizione, vieni. Avrà. Vaffanculo. Allora, se. Vabbè, l'avrete già sentito. Se quando questo video sarà uscito, io avrò più di 10 iscritti. Bad touch! Bad touch! Stranger danger! Credo proprio che sarò molestato. Dovete iscrivervi. 10 sono pochi. Vogliamo diventare ricchi? 10 sono pochi, 20 sono troppi. Pensateci voi. Ma noi siamo qua per altri motivi, giusto? Né per parlare di serie, né per parlare di sedie, né per parlare di Pokémon Go, né per parlare dei cazzi di Alessandro. Ma siamo qui per parlare di quello che ho fatto prima così, però di. Ovvero un. È sfocato. Sappiamo tutti cos'è Fallout, no? 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 No, l'altra giuria che dice? No. Perché sono pezzi di. No, perché tu dici che chi non conosce Fallout, voi che non conoscete Fallout, brutti. Allora, per tutti i pezzi di come voi che non sapete, uno, due, e tutti quelli che ci stanno guardando, perché sto video sono sicuro che arriverà alle persone che Fallout non sanno manco. Cioè, è un gioco sviluppato nel 1998. Are you fucking kidding me? La data di nascita di Alessandro. All'inizio. Avevamo la Black Isle e la Interplay. E quindi abbiamo il primo Fallout, che si chiama Fallout A Post Nuclear Roleplay Game, che noi possiamo sintetizzare in APNRPG. Poi abbiamo Fallout 2, che non ha altri nomi, altri titoli. Fallout 3, che è arrivato dalla magia di Bethesda, che l'ha buggato, l'ha preso in prima persona e non a visuale isometrica. Non sapete manco cos'è la visuale isometrica, scommetto. Chiamatasi anche 2.5D per via della sua falsa tridimensionalità, la visuale isometrica è una tecnica che consiste nel far vedere l'area di gioco da una prospettiva rialzata e da un angolo di 45 gradi, così dando l'illusione della profondità, come quei disegni che in base a dove li guardi danno l'illusione di essere tridimensionali. Avete capito qualcosa? No? Nemmeno io. Ecco alcuni esempi di giochi belli con la visuale isometrica. Nessuno.
Tommy? Ma sai perché? Ma è caduta la maschera. Basta. Poi è arrivata Pedestra, che ha fatto quello che ho fatto io con la mia scrivania, ha distrutto il gioco, rendendolo da un open world bidimensionale isometrico. Tu sai cosa vuol dire isometrico? Già l'ho spiegato, quindi mi dispiace. È a turni, che non aveva alcun senso, perché chi combatte a turni? Fa schifo, infatti, fa schifo. Tu dimmi, perché Rayquaza dovrebbe farsi intimorire da prepotenza di Zigzagoon? Se raggiungi Rayquaza non è più Zigzagoon. I combattimenti a turni non hanno senso per vari motivi. Uno, perché se ci sono 8 nemici loro devono aspettare che tu faccia una mossa per fare qualcos'altro? E lasciamo stare, cioè non si ferma il tempo, dai, è come Kill Bill, dai, la parte in cui ci sono tutti i giapponesini che vanno a uccidere, provano a uccidere Kill Bill, perché per chi non lo sapesse il protagonista si chiama Kill Bill, come il protagonista di Halo si chiama Halo, il protagonista di Zelda si chiama Zelda, No, si chiama Kill Bill, che è il soprannome di Bill, Kill è il surname di Bill, e quindi Kill Bill. Attenzione! No. Non lo sapevo. Quanto istruttivo è questo canale. Ma infatti, grazie. Che poi su Fallout spendi punti azione, che sono quelli che venivano usati per attaccare, anche se cammini, punti azioni persi. Ti curi, punti azioni persi. Spari, punti azioni persi. Ma ci siamo, ma perché se cammini? Scorreggi, se scorreggi, boh, uccidi i nemici. Poi nel 2000... No, Tommaso, cerca quando è uscito Fallout 3. Anzi, quando sono stati comprati i diritti di Fallout dalla Bethesda. Mentre che ci sei, no. Cercami come si fa il coniglio alla cacciatore. Non ti vedo. Nel 2004. Nel 2000, ok. 200. Quando poi nel 2004, memoria di ferro, Scusa. No. Ora sai che devo... Bene. 2007, memoria di ferro. Quindi Bethesda ha comprato i diritti da Fallout. Io non posso concentrarmi così. Io Bethesda ha comprato i diritti da Interplay e da Black Isle, che hanno ceduto Fallout perché facevano abbastanza cagare nel fare Fallout 3. Quindi Bethesda arriva e fa: uè, voglio, faccio io Fallout 3. E hanno fatto Fallout 3. Hanno preso in pratica Elder Scrolls, ci hanno messo delle texture diverse e hanno fatto Fallout 3. E infatti il combattimento diciamo che non è proprio il massimo, manco questo di combattimento. Poi hanno fatto una cosa bella, hanno detto: cazzo, Fallout 3 l'abbiamo fatto veramente col culo. Cioè ci siamo puliti il culo, abbiamo fatto una sgommata di merda e l'abbiamo venduta. Non va bene così. Hanno chiamato quelli della Black Eye Studio. Pronto? Potete fare un nuovo Fallout, per favore? Ma chi cazzo sei? Ragazzi, allora,
Volevo dirvi che uso questo stacco, che in realtà non è uno stacco ma fa proprio parte del video, per dirvi due cose. Una cosa importante è che è quella che io nel video, dal momento che non è, cioè è la prima volta che registro così con cioè in primo piano, dove c'ho solo io che parlo, con i riflettori puntati addosso, non diciamo che avevo paura di rendere il video poco di, cioè, abbastanza noioso, quindi per aggiungere un po' di pepe, di piccantezza, ho deciso di fare abbastanza il coglione. Infatti sono esagerato in tutti i termini che uso, perché io già lo sono, io quando parlo in maniera eccessiva, e qua si vede, qua è proprio tutto per 10, perché ero proprio spaventato che il video potesse risultare noioso. Ovviamente questa registrazione lo sto facendo molto tardi, lo sto facendo qualche mese dopo il primo video che abbiamo registrato, dove avevo i capelli che sembravo un Bigfoot ammalato. E poi qualche settimana dopo invece della seconda parte, che poi vedrete. Oltre a dirvi appunto queste cose del fatto che ero un piccolo schizofrenico, volevo anche diciamo parlarvi un po' meglio di Fallout, perché poi ne parlerò anche in seguito in maniera un pochino più calma. Infatti lo dico subito che ci sarà questa parte qua, la prossima, che saranno ovviamente, per chi non conosce Fallout, leggermente più lente, però ci saranno sempre i montaggi, ci saranno altre scene recitate che sono anzi forse le migliori del video, quindi io vi direi di restare, tenere duro e almeno guardare quelle, perché ci abbiamo speso davvero tanto tempo. Quello che volevo dirvi è che oltre alle figure di schifo che ho fatto un paio di volte, ho sbagliato l'italiano completamente. Ho sbagliato anche due, cioè ho detto due date e le ho sbagliate entrambe. Ma quello là sempre perché ero di fretta, perché c'era qualcuno che mi distraeva, non faccio nomi, e anche perché avevo paura di appunto rendere il video noioso, quindi preferivo andare avanti piuttosto che fermarlo, guardare la data, poi magari non ero più concentrato come prima, avevo paura. Allora, quello che vi volevo dire erano alcune cose che non dirò manco dopo di Fallout, che non, in questo caso non mi sono tanto piaciute, perché poi parlerò di Fallout delle cose che mi sono piaciute. E ripeto, quello per quello che dirò dopo, siccome ci sono delle cose che possono sembrare un po' pesanti di quello che dico, prendetele sempre come una persona tranquilla che però è sotto stress, perché ci sono cose che dico che magari possono risultare un po' strane, ma è sempre la diretta, diciamo, che mette un po' di tensione. Infatti adesso, come potete sentire, sono tranquillissimo e non, almeno per ora, non sto esplodendo. Delle cose che volevo dire di Fallout sono principalmente la condizione delle armi, perché su Fallout io dico, ok, ci sono delle armi che sono fatte con i tubi di piombo, e ci sta che magari un colpo e l'arma si rovina, e quindi nella condizione, perché ti fa vedere proprio il Pip-Boy, ti fa vedere la condizione dell'arma, magari un colpo con un'arma del genere va bene, ci sa che si esplode tutto. Però poi non capisco perché quando prendi i fucili militari, proprio nuovi di zecca, proprio che li hanno rifatti da, proprio li hanno creati di nuovo, proprio sono fatti proprio freschi, che senti ancora l'odore del fresco, anche se non ho idea di che odore del fresco possa fare un fucile così. E poi che succede? Holy shit, this game is bad. Esatto. Cioè, spari un colpo e l'arma si inceppa, si distrugge. Devi ricaricare 800 volte per mettere un proiettile. Io dico, non ha senso questo. Cioè, la condizione dell'arma, c'è cioè proprio lo status, che in pratica è un colpo al 100, cioè dal 100% con un colpo di mitraglietta ti arriva al 99. E una mitraglietta ne spara tipo 30 al secondo di colpi. Cioè, cosa? Cioè spari una raffica e c'è la mitraglietta che è a pezzi. Ma non è una mitraglietta del cavolo, è proprio quella fatta bene. Oppure un'altra cosa, le armature, nel senso che non le armature in sé, ma quando le prendi dai nemici, anche quello ha poco senso logico. Cioè, ok, stiamo parlando sempre di un gioco, ma cioè è veramente strano, potevano implementarle in molti altri modi rispetto a quello standard. Ehi, tu, dove hai preso questa armatura?
Beh, l'ho presa da un cadavere. Ma come hai fatto a trovarla della tua misura? Ma non è inutilizzabile con questi fori di proiettili? Sì, ma io... Ma non ti ha fatto schifo prenderla da un cadavere? Beh, ma bisogna sopravvivere in questo mondo post-apocalittico in qualche modo, no? L'ultima cosa che mi è dispiaciuta in realtà è l'atmosfera. Nei primi due Fallout, o comunque in generale su Fallout, un mondo post-apocalittico, desertico, con mostri e altri mostri e banditi e ancora mostri mutanti, vorrei vedere un pochino più di serietà. Cioè, nel senso, qualcosa di più... Che quando esci fuori... Lo capisco che è un gioco, giusto? Però il gioco deve rappresentare qualcosa. Mentre su Fallout vorrei vedere un pochino più di realismo, quindi... Un pochino più di serietà, l'atmosfera si è andata perdendo. Cioè, all'inizio era molto più seria, molto più cupa. Cioè, quando uscivi proprio nel mondo, nei primi due, avevi il sentore tipo: aspetta, ma ho l'equipaggiamento giusto, io posso affrontarlo questa cosa qua. Ma non perché c'erano i nemici immortali che erano proprio bullet sponge, proiettili, cioè proprio assorbi proiettile che dovevi scaricarci 8 caricatori e poi erano ancora vivi, zoppicanti ma ancora vivi. No, era proprio una questione di equipaggiamento, di bravura del proprio personaggio, perché il personaggio là ti rappresentava in modo diverso, là avevi molto meno controllo, cioè non è che se eri bravo con mouse e tastiera potevi fare chissà cosa, là per essere bravi a tal punto gli unici exploit, gli unici trucchi per agire il sistema erano i trucchi stessi, non c'era un "ah, io sono più bravo perché riesco a mirare meglio col mouse rispetto all'altro tizio, anche se il mio personaggio gli traballa l'arma". Non c'era questo, perché tu non prendevi controllo diretto. Quindi io su un Fallout, anche il quarto, mi aspettavo qualcosa di più strategico, ma strategico proprio negli assalti che facevi, magari vedevi delle persone, non è che come sugli altri Fallout ci andavi addosso, no, almeno stavi più tranquillo. E invece la situazione è cambiata. Bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, oh, no, 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 no. Quindi eccoci qua, questa è la fine dell'intermezzo. Io vi auguro buona visione, vedetelo come una sorta di intervallo. Quindi buona continuazione. Ok, allora, sono passati parecchi mesi da quando... No, in realtà sono passati qualche settimana, che sembra più un mese, perché io volevo farlo prima questo video. Si vede dai miei capelli che sono notevolmente più corti e ordinati, si vede dalla postazione che l'abbiamo cambiata e abbiamo anche delle luci. Comunque, mi sono fatto una tisana, quindi mi sono calmato. Stavo dormendo. No, va bene così, dai, è il bello della diretta. Grazie. Che tristezza. Ho riflettuto a quello che ho detto, perché ho rivisto il video, l'ho editato, ho detto ero troppo arrabbiato. Cioè, non ero arrabbiato, ero come sono sempre, però su YouTube quello che dici quando sei quello di sempre va a essere... Cioè, può essere preso come un'estremizzazione. Infatti dicevo che Fallout 3 è una merda che non è. Dicevo che Fallout 4 è una merda che non è. Dicevo che Fallout New Vegas non era una merda perché non lo è. Infatti ho comprato l'edizione per 360, edizione per PS3, edizione per PC e l'edizione per PC quella GOTY. Ho speso un sacco di soldi, poi senza contare gli altri Fallout. Tutti i Fallout hanno un unico filone, quello dell'apocalisse atomica, dell'umanità che è stata annientata. Però quando giochi a un Fallout non sempre è quello il contesto. Cioè, ok, lo sai che sei in un mondo post-apocalittico, però è tutto troppo vivace, troppo felice, almeno negli ultimi capitoli della saga.
ha perso quel tocco post-apocalittico. È come se avesse acquistato sensibilità, perché ormai nei media in generale, nei giochi, nei film, è tutto più family friendly. Ora qua siamo nel nostro bel angolino a mezzaluna per parlare di cosa io vorrei vedere su Fallout 5. Allora, non ho fatto un excursus completo, perché alla fine molte persone potrebbero chiedersi: Montelli, ma qual è il punto del video? Allora, il punto del video è, sarebbero due in realtà. Uno, prendere i pregi e i difetti dei quattro capitoli principali della saga, anzi, cinque, perché New Vegas, anche se è uno spin-off, ha aggiunto così tante cose che può essere incluso benissimo nella, tra quelli principali. E poi il secondo punto sarebbe quello di vedere cosa io vorrei messo, implementato, cosa non vorrei vedere, cosa qualcosa di nuovo che non c'era manco in quelli vecchi, quindi novità assolute. Allora, innanzitutto il combat system di Fallout 4 lo vorrei vedere, perché è fatto veramente bene, l'hanno aiutato quelli della Bungie, quelli che ora lavorano a Destiny. E vorrei vedere anche il sistema di perk che si rifà più in realtà ai primi due, quindi dove ci sono molte più abilità e che ognuna serve in maniera molto più specifica. Ad esempio, c'è un'abilità esclusivamente per le trappole e non è più che se sei esperto in esplosivi puoi modificare le trappole che richiedono esplosivo, che poi in realtà un certo senso ce l'ha, però se sei bravo con gli esplosivi non è che sai fare anche le trappole, quindi ci vorrebbero tutte e due. Ma io ho un dubbio: se uno della Bungie, che lavora alla Bungie, salta, diventa un bungee jumping? Questa parte non la voglio mettere. Grazie Alessandro. Spero, forse non si è sentito niente di quello che hai detto. Spero di no. Cioè, spero di sì. Spero che non si sentito. Quindi vorrei vedere il sistema di perk, vorrei vedere una mappa molto più grande, perché su Fallout hanno striminzito tutte le mappe. Cioè, se guardate la mappa di Boston, se guardate la mappa di Boston di Fallout 4, sono... Cioè, capisco che non puoi replicare una città intera su un gioco come quello, sia per esigenze hardware che per esigenze gameplay, perché ovviamente mettere una zona è vastissima, tutto saccheggiabile. Se metti lo stesso loot negli stessi posti, ovviamente poi diventi dopo 5 secondi il campione della zona contaminata di tutti gli oggetti e tutto di quanto, perché basta che ti giri di una città e hai finito. E qua si va, ora vorrei invece dire una cosa, spezzare una lancia contro, si può dire? Non si dice solo spezzare una lancia a favore, si può dire contro? Voglio spezzare lance nei calcagni di quelli che hanno lavorato a Fallout finora. Dopo 200 anni di... cioè, in 200 anni sono state esplosioni atomiche, anni di tipo di abbandono completo, poi sono arrivati i saccheggiatori, poi sono arrivati i mutanti, poi è arrivato di tutto, e una persona si aspetta che entrando in una casa trova ancora, che so, medicine, proiettili, armi. Non mi sembra tanto fattibile, se non sbaglio. Mi sembra troppo forzato ai fini di gameplay. Piuttosto metti tantissimi, ma veramente tantissimi posti da guardare, da saccheggiare, da esplorare, però mettili più difficili e soprattutto con poco loot ognuno. Così comunque le cose, anche se c'è una, vorrei anche vedere una gran varietà di cose, però trovarne sempre poche. Quando vai in una casa non puoi trovare tutto il repertorio di farmaci in una cassetta del cavolo nel bagno, che funziona così. Magari non hanno bisogno di pillole. Certo, di pillole. Di pillole. Ben. Un'altra... Si bendano quei vestiti. Sì, ecco, un'altra cosa che vorrei vedere è crafting. Bravo Alessandro, bravo. Grazie. Vorrei vedere... non passate al suo canale. Mettete, vorrei vedere il crafting, però così suona molto alla Minecraft. Non così, però ad esempio se hai un vestito che non utilizzi più, perché non fai delle bende? Un'altra cosa che vorrei vedere ai fini di gameplay è ad esempio la backstory del personaggio, ovvero ok, sappiamo ad esempio nel quarto meglio chi siamo, da dove veniamo. Se scegli il personaggio maschile, la storia è molto guidata, nel senso che tu sai che sei un ex militare. La moglie non mi ricordo che fa. Comunque, cose del genere le vorrei vedere, ma fino a un certo punto, perché poi condiziona fin troppo il roleplay della storia. Quindi
Sì, perché ad esempio, come posso capire, cioè, non posso accettare che magari un civile che non ha mai fatto niente nella sua vita abbia mano ferma quando spara, sappia come ricaricare un'arma, sappia creare modifiche, cioè non penso manco sappia accendere un fuoco a momenti, quindi mi sembra, cioè, o dare una backstory, quindi influenzare magari dei parametri che sono tipo le skill, gli special e così via, o comunque in qualcosa del genere che ti danno dei bonus, dei malus, una backstory, diciamo, tra tanti che puoi scegliere. Non vorrei che ce ne fossero tipo tre molto restrittive, ne vorrei tante, così magari ognuno può fare sia roleplay che gameplay allo stesso tempo, senza che ognuno neghi l'esistenza dell'altro. Quindi puoi fare sia il solito soldato che sa già come funziona qualunque cosa, puoi fare il civile che non ha mai fatto niente, quindi magari una sfida maggiore, come se fossi effettivamente tu là dentro, quindi che non sai fare niente, e non con quel senso di meccanicità, tipo di come se fosse troppo finto, perché tu dici, ah sì, come faccio a fare una cosa del genere, e poi magari là la fai in 2 secondi, come faccio a che so, c'è una cosa che non ho mai capito, cioè se c'è un'armi alieni, io come faccio a ricaricare, come faccio a capire come si ricarica? Cioè, metterò qua sicuramente, se riesco a trovarlo, la ricarica del fucile alieno che dà un pugno al fucile. Cioè la ricarica è dare un pugno al fucile. Come faccio a sapere che così si ricarica? Certo, tu provi. Certo, perché se non funziona qualcosa dai come telecomando, no, non funziona. Un'altra cosa che vorrei vedere, abbiamo detto che è la mappa molto più grande. Una cosa che non ho detto bene è che sì, la vorrei ovviamente molto più vasta, con meno loot. Però la vorrei più sempre ai primi due Fallout, nel senso che tra una cosa e l'altra ci deve essere tanto spazio, cioè prima di un insediamento un altro ci deve essere ci deve essere il nulla là. Cioè quando tu dici ok vado là, tu non è che stai pensando ok faccio 10 metri, me li faccio tipo andando a saccheggiare quello che c'è in mezzo e vado avanti, no, tu devi dire me li faccio là con la paura di non poter più tornare. Perché almeno quella è l'esperienza che ti dovrebbe dare un gioco del genere, come fanno i primi due. Poi quando vai in città, la città è esplorabile tutta quanta, anche se è generata randomicamente i vari pezzetti, tranne quelli tipo con la città vera e propria. Per dire Necropolis, se c'è la mappa, selezioni uno dei quadrati esterni, diciamo, dove fermarti, ti caricherà una parte random della mappa che ha caricato. Se invece vai nella zona centrale, carica solo quella. Così diciamo che poi potresti esplorare all'infinito le rovine, potendo trovare anche qualcosa, immagino, oltre che nemici, per darti la sensazione comunque di essere un posto grande e non un buco streaming sito. Penso che l'ultima cosa che posso dire comunque di grave, che mi è sempre mancato sui Fallout, è la realisticità, il realismo, non so come dire. Ovvero appunto la sensazione che quello che stia facendo sia effettivamente vero, quella sensazione di, ad esempio per lo shooting, che c'è quella sensazione di bullet sponge, quindi i nemici che sembrano appunto delle spugne per i proiettili che prendono colpi senza accusarli, come ad esempio su Fallout 3, che è incredibile che là lo shooting è brutto purtroppo, come su New Vegas. Vorrei vedere un pochino più di varietà in tutto quanto, sia nemici che ambientazioni, che armi, che armature, tutto quanto. Cioè vorrei che ci fosse appunto più variazioni, più novità, proprio quando dici, anche dopo magari 50 ore di gioco tu puoi dire wow, non l'avevo mai visto questa cosa. E non è difficile da ottenere, non dico una cosa da endgame, dico una cosa che puoi ottenere normalmente, però comunque non l'avevi mai visto perché c'è un'ampia selezione di cose. Penso di aver finito con i punti principali. Quindi queste sono ho elencato nelle cose che vorrei vedere, non vorrei vedere su un possibile Fallout 5, le cose che non mi sono piaciute dei vari Fallout. Ovviamente sul quarto quello che non mi è piaciuto di più è la trama, che è troppo, si rifà troppo al 3 innanzitutto, ma anche perché è troppo diretta, non c'è non hai molto, diciamo, respiro, non puoi agire come vuoi, devi per forza seguire quella strada là. Mentre su New Vegas puoi fare effettivamente quello che vuoi, perché comunque la tua storia è quella che sei uno, che sei uscito da un coma, e effettivamente puoi fare quello che vuoi. Cioè, ti dicono, abbiamo trovato questo chip. Poi sta a te vedere di andare a trovare chi ti ha dato il chip,
cioè chi ti ha rubato il chip o chi ti ha sparato, oppure puoi semplicemente farti i cavoli tuoi. Sui primi due è lo stesso, perché nel 2 sei sempre tu che scegli quello che devi fare, nel primo anche se ti hanno incaricato di andare a prendere il dispositivo di depurazione dell'acqua, tu puoi benissimo non andarlo a prendere, perché alla fine ti hanno letteralmente buttato fuori dal vault e non ti faranno rientrare, quindi puoi fare quello che vuoi, puoi lasciarli anche morire se vuoi. E questo comunque può a sua volta influenzare come ti crei il personaggio, perché ovviamente se sei un padre premuroso che cerca il figlio, non puoi creare un personaggio che prende a pugno qualunque cosa, che è un pazzo criminale scappato di galera, in maniaco. Però invece se sei uno che ha subito un trauma al cervello, puoi farlo una cosa del genere, perché comunque è già un pochino più accettabile una cosa del genere. I difetti principali di New Vegas è sempre lo shooting, del 3 il fatto che fosse veramente mal ottimizzato, soprattutto per computer, infatti crash ogni 2 secondi. I primi due non riesco a trovare un difetto, tranne il combattimento che a me non piace, ma sono gusti, come la visuale che a me mi affascina ma non piace. Per il resto penso pure che abbiamo finito. Questo qua è quello che io vorrei vedere dei nuovi Fallout. Principalmente, ci sono tante cose da dire, ma non posso fare un video di 80 minuti perché non me lo vedrei manco io. E boh, dobbiamo trovare una conclusione per il video. Un'altra degna di FabiJ. Non so come fare, non vedo FabiJ, mi dispiace. Spacca la vita. Si vede? No. Non è che finisce. Spacca tutto.